Assessore, l'Abruzzo parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo. Di cosa si tratta? Beh, dando partecipiamo, diciamo, è una partecipazione, un atto dovuto, la Borsa Italiana del Turismo che è particolarmente attenzionata, basta pensare che ci sarà la presenza di 1.900 giornalisti accreditati, 1.500 bite, 1.300 espositori, quindi è giusto che l'Abruzzo ci sia. Abbiamo, diciamo, dato un senso a questo anno di programmazione, di nuova programmazione e ci presentiamo, con due eventi particolari, due conferenze stampe dove andiamo a presentare due indirizzi del cicloturismo, su cui abbiamo investito come Regione Abruzzo sia in termini di risorse economiche sia in termini di programmazione e su cui investiremo altre risorse importanti. Poi all'inizio del mandato abbiamo siglato un accordo di programma con la CEI, perché l'Abruzzo ha oltre tante chiese, tanti luoghi di culto, anche tante belle manifestazioni che dovevano essere messe a rete. Così abbiamo fatto e abbiamo scelto la BIT per presentare la settimana di Pasqua in Abruzzo, la settimana santa, mettendo a rete, mettendo a sistema comuni, mettendo a sistema gli operatori e soprattutto coinvolgendo le confraternite. Credo che sia una buona uscita per l'Abruzzo. Diciamo, l'Abruzzo si presenta in termini concreti alla borsa più importante, all'evento più importante che c'è. Speriamo che questo dia un segnale forte e quindi ci sia un risultato.